Allora, prova Bjorn. Allora, io amo tanto Falco, però è cattivo, ma tanto ho la sindrome di Stoccolma, quindi lo amo lo stesso. Ciao ragazzi, sono Bjorn e benvenuti in questo nuovo video. E oggi diciamo che è un giorno molto speciale per me perché io, essendo cioè, ho Falco come mio personaggio preferito in Inazuma, no? E quindi è un onore avere Omar Vitelli qua in chiamata, Ciao. che è il doppiatore proprio di Falco di Inazuma Eleven Go Galaxy. E se vuoi, presentati. Vabbè, io sono Omar Vitelli e ho 36 anni, faccio questo lavoro da quasi 20 e tra le diverse cose che ho fatto ho doppiato anche appunto Falco in Inazuma Eleven Go Galaxy. E iniziamo con questa intervista con una domanda semplice. Come è nata questa passione per il doppiaggio e come hai vissuto gli anni in cui coltivavi questa passione? Allora, è un po' lunga, comunque cercherò di riassumerla. È iniziata per via dei cartoni animati, per un cartone animato che si chiama I Cavalieri dello Zodiaco, che fa parte della mia infanzia, e da bambino telefonai al doppiatore di Pegasus, Ivo De Palma, e da lì poi ho iniziato ad appassionarmi a questo mondo e ho sognato di farlo anch'io. Poi all'età di 14 anni già facevo dei lavoretti oltre ad andare a scuola e quindi mi sono piano piano pagato le prime scuole di recitazione, i primi corsi di dizione e a 17 anni ho debuttato e ho iniziato prima a seguire un po' in sala, a seguire i professionisti e poi dopodiché ho cominciato piano piano a fare i piccoli ruoli, le piccole cose, insomma, andando avanti, poi ho fatto sempre, insomma, più cose. Però è Ok. tutto iniziato da un cartone animato giapponese. Arrivando poi proprio dentro il settore, hai avuto a che fare con molte persone che appunto hanno lavorato nello stesso settore. E volevo chiederti, c'è stata una persona in particolare o più che sono state importanti per la tua vita lavorativa? Ma ce ne sono state diverse, ti posso dire, dunque ho iniziato, il primo direttore con cui ho cominciato è stato Massimo Corizza, la voce di Carletto, di Devilman, di Lupo. Devilman, aiuto. Esatto. Quello è stato il primo direttore con cui ho iniziato. E poi ci sono stati direttori insomma importanti come Elisabetta Bucciarelli, come Giorgio Lopez, con cui sto facendo una serie adesso, e tantissimi, insomma, adesso non vorrei fare torto a nessuno, però insomma sono diversi, sono tanti. Sto cercando di fare mente locale. Comunque, insomma, un po' tutti sono stati, chi più chi meno, dei grandi maestri, cioè tutti hanno sempre qualcosa da insegnarti, da darti. Diciamo, sono tanti, vengono in mente tutti. Ok. Parlando dei personaggi che hai doppiato, secondo le pagine in cui mi sono informato, perché comunque devo informarmi un minimo, vabbè, hai doppiato personaggi come Von Strucker in Agents of Shield, che sta seguendo la serie, un ragazzo del team, che è Etern. Dimenticato, Fabrizio Pucci è stato il direttore di Agents of Shield, è stato un direttore molto importante che mi ha fatto fare delle cose molto belle, tra cui Paranormal Activity, il segnato che ho fatto con lui. Ecco, anche lui è stato uno dei direttori a cui devo molto di più. Poi, come diciamo, Matt Bennett l'hai doppiato in molte più serie, come iCarly, Sam & Cat, Shameless, Victorious soprattutto. e per le serie di animazione sei stato la voce di Tom di A Tutto Reality Missione Cosmo Ridicola, che è la mia, diciamo, una delle mie stagioni preferite di A Tutto Reality, Chase di Monsuno, Sì. e poi ovviamente del personaggio più bello di Inazuma Eleven Go Galaxy, ma questo sono palesemente di Vorrei parte. aggiungere, visto che parliamo di Inazuma Eleven, che Chase di Monsuno è stato diviso il leggio in molti turni con Andrea Oldani, che è anche la voce di Arion.
necessario. Passando alla domanda, c'è un doppiaggio in particolare che ti è piaciuto? Beh, quello a cui sono più legato è Nightwolf in Indubious Battle, il film di James Franco, perché a parte essere un film molto bello, ma era anche un ruolo molto molto impegnativo, molto forte, quindi in assoluto è stato il personaggio che mi è piaciuto di più. E nel corso del tempo penso che abbia nutrito comunque molto interesse per certe serie. E c'è un mi mangio le parole molto spesso. No, tranquillo, è la quarantena. Forse è questo. C'è un personaggio in particolare che non hai doppiato, ma che comunque ti sarebbe piaciuto doppiare? Oh, tantissimi. Beh, nell'animazione prima o poi qualcuno dovrà farmi fare qualcosa in qualche nuova serie dei Cavalieri dello Zodiaco, perché quella, ecco, non me l'ha mai fatta fare nessuno. E sono uscite tante serie, compresa adesso quella che stanno dando su Netflix. Ecco, lì mi piacerebbe tantissimo fare un personaggio lì, ma proprio per uno sfizio, per qualcosa proprio che è legato all'infanzia. Ora lancio un appello ai ragazzi che ci stanno guardando, facciamo una petizione per permettere ad Omar Mitelli di doppiare qualcuno di Cavalieri dello Zodiaco. Esatto. Ultima domanda riguardo il doppiaggio in generale e poi passiamo al doppiaggio di Falco. Ora le discussioni sul mondo del doppiaggio sono praticamente esplose. Prima si faceva fatica a capire chi era un doppiatore e chi era l'altro, e ora invece diciamo che sono un po' più... come posso dire, vabbè, il doppiaggio diciamo è esploso in questi ultimi anni. Hai dei consigli da dare ai giovani aspiranti che vogliono intraprendere questo lavoro? Io faccio parte di quei giovani che non sono ovviamente cresciuti nel doppiaggio come tanti miei colleghi, perché ci sono tanti miei colleghi che hanno iniziato da piccoli, quindi io ho fatto un percorso mio. Questo è un lavoro difficile perché, oltre al fatto che devi essere un attore, devi studiare per essere attore, c'è tutto un passaggio che riguarda appunto bussare alle porte, le sale sono chiuse, adesso per via di queste produzioni Netflix, Amazon, c'è massima riservatezza per cui non si può entrare negli studi. E il discorso è questo: se ti piace, se ci credi, studia il più possibile e poi vai avanti, perché in questo mondo un po' dappertutto insomma troverai sempre chi cerca di abbatterti, ma se ci credi, se veramente è il tuo sogno, devi insistere. Quindi la cosa importante, prima cosa lo studio, seconda cosa insistere sempre. Ora siamo arrivati al tema cocente, cioè la domanda... Esatto, e come ho già detto in passato però, o almeno già lo sanno tutti quelli che ci stanno guardando, io ho reputato come serie Inazuma Eleven Go inferiore alle altre, ma perché comunque è stato un po' strano, cioè da un calcio normale si prospetta un calcio, oh mio Dio. Galaxy non è nemmeno stata la sua stagione top, però Galaxy mi ha fatto innamorare di Falco, ma questo è già l'importante. Falco era la voce in realtà che c'aveva il suo perché, era tanto il personaggio. No, c'è da vantarsi, secondo me c'è da vantarsi, fidati, perché comunque secondo me hai centrato proprio in pieno la psicologia e l'atteggiamento del personaggio con la voce, quindi... per me hai fatto un ottimo lavoro. Ti ringrazio. Poi è bello dopo, perché adesso sono passati 5-6 anni più o meno, mi pare. Sì. Da quando ho doppiato Falco. Ed è bello dopo 6 anni avere questo riconoscimento, vedi? Il tempo. Un po' in ritardo siamo arrivati, forse. Vabbè, sempre meglio tardi che mai. Prima di tutto volevo chiederti se comunque prima di doppiare Falco o Hayato, perché io sono abituato a chiamarlo in giapponese. Il nome originale è Hayato, vero? Come lo sa questo? Tu mi sorprendi, Omar? Perché io generalmente prima di fare una cosa, se posso, mi informo. Ah, ok. No, che non si informa. Soprattutto se è una cosa che... Se è un genere che mi piace, come gli anime, mi informo. Volevo comunque chiederti se eri già a conoscenza di Inazuma Eleven, se l'avessi già visto. Allora, avevo visto qualcosa. In realtà Inazuma Eleven, la prima stagione la faceva una società
a cui io ero andato a chiedere un provino e feci un provino su un personaggio di Natsume Lei, ma ti parlo della prima serie. Parliamo e di La Bibi? Eh? Era La Bibi, penso. Sì, andai a fare un provino per, sai, quei provini che si fanno per farsi conoscere. Sì. E mi ricordo che mi fecero provare, vidi un personaggio, non so dirti qual è, che c'aveva questa acconciatura stranissima, perché poi c'hanno delle acconciature veramente... top. E quella è stata la prima volta che ho visto Inazuma Eleven nella mia vita. Ho detto, ammazza, sembra Holly e Benji, ma una versione ancora più rivisitata. Era stranissimo. E non avevo più di tanto seguito la serie, forse sporadicamente, così qualche puntata in TV, però non avevo visto nulla. E ricordo che mi telefonò il direttore di doppiaggio di Galaxy, che è Pino Pirovano. E siccome la serie si doppiava a Milano, Go Galaxy, mi chiese se ero, io sto a Roma, quindi mi chiese se ero disponibile per andare a Milano a fare questa serie. Io dissi subito di sì, fui molto contento. E poi, tra l'altro, avevo sia Pino Pirovano come direttore che Max Di Benedetto, che mi dirigeva, che faceva un personaggio, mi pare Riccardo. Penso di sì, ora faccio un attimo una ricerca veloce. Che ci siamo divertiti molto, ecco, in quella serie. Allora, Max Benedetto in Azuma, chiedo ciao chi Max. Sì, Riccardo. Mi ricordo tutto. Che ha doppiato pure Shiro Kotomine in Fate. Cavolo. Ah. Si stanno scoprendo tante cose. Collegandomi alla domanda precedente, come hai preso la notizia di doppiare un personaggio come Falco? Un po' come tutti gli altri, cioè niente di, diciamo, ci siamo abbastanza abituati, perché poi ne facciamo diversi, quindi felice, in maniera tranquilla, non è che ho fatto le feste, ecco, per intenderci. E poi dopo ho visto qualche video per capire un attimo com'era il personaggio, perché insomma, se uno ha la possibilità di vedere un attimo qualcosa, meglio vederlo prima. E quindi quando sono andato a fare il primo turno, più o meno già mi ero fatto un'idea. Ok, e come hai vissuto quei momenti in cui appunto lo doppiavi? Ah, mi sono divertito tantissimo. A parte perché il clima era anche giocoso, perché ci si divertiva anche con il direttore, perché tante volte ti capita anche di lavorare con direttori con cui magari non ti trovi umanamente bene, invece in quel caso mi sono divertito. E poi mi piacciono i personaggi, ecco, a me non piacciono i personaggi lagnosi, i personaggi che invece hanno questo carattere, con il carattere mi divertono di più. E Falco, ricordo che insomma, quando si arrabbiava cambiava anche colore di capelli, veniva tipo il blu, diventava che figo. Blu, si evolveva, succedeva una cosa del genere. Sì, praticamente si accettava più in se stesso. E poi c'era tutta la storia triste dei fratelli, se non sbaglio. Sì, e della madre. Esatto, vedi che mi ricordo. Rivedendoti poi da fuori, anche a distanza di anni, io penso sempre che il tuo lavoro su Falco è stato fantastico. E risentendoti nella versione finale, voglio sapere cosa ne pensi del tuo lavoro e come reputi il personaggio da te doppiato. Allora, io sono un ipercritico, quindi trovo sempre un difetti, magari vedendo delle scene dico, ma perché questa battuta l'ho detta così, perché quest'altra l'ho fatta così, però questa è una mia paranoia. In realtà no, in realtà sono alla fine rimasto abbastanza contento. Era un personaggio, credo, molto nelle mie corde. Sì, una bella distribuzione. Ora siamo alle ultime due domande, e una di queste vuole essere un po' più sull'attualità. Il mondo oggi è rimasto fermo per via della pandemia, come sappiamo tutti, e però la mia domanda vuole essere un po' stupida, posso permettermelo. Falco, in un momento come la quarantena, cosa farebbe in casa e cosa direbbe per stimolare i ragazzi che ci stanno guardando a restare a casa? A casa direbbe i fratellini, sicuramente.
E ai compagni di squadra si arrabbierebbe, direbbe: ragazzi, state a casa, glielo direbbe il romano: ragazzi, state a casa, mi raccomando, se no ve pisto, mi faccio venire i capelli blu e va a ficci col muro. Sarebbe sicuramente così. Ok, siamo giunti alla fine di questa intervista e per salutare i ragazzi che vedranno questo video volevo chiedergli se potessi interpretare per qualche secondo Falco perché è un sogno che covo da anni praticamente. Praticamente sì, sono 6 anni che sono un po' in sofferenza. Sì, però vi ricordi un colpo? Allora, io mi ricordo attacco parkour, alba oscura, se non Alba sbaglio. nera. Alba nera, ecco, Sì. scusami, corretto. Come ci saluterebbe Falco in questo momento? Ragazzi, state a casa, altrimenti vi lancio un'alba nera! Io penso di essere asceso in un'altra dimensione. Ok, Adesso ciao. gli uscite di casa mi avranno preso per pazzo, però poi gli spiegherò insomma che sono Falco. Ok, spero che non facciano, non fa non facciano che non ti prendano per stupido perché altrimenti appena finisce la quarantena vado fino là e li picchio io. Bravo, All'aiato sicuro. Ciao ragazzi. bravo. Ciao ragazzi, ciao a tutti.